Ci sono voluti 4 mesi di tribolazioni, ma alla fine, e per fortuna, una soluzione è stata trovata. Le 4 sezioni della scuola dell'infanzia Mascagni da oggi sono ubicate all'interno di classi degne di questo nome, all'edificio San Vito. Sono più di un centinaio i bambini che, dopo l'inagibilità dell'ex asilo nido di Via del Sole, hanno frequentato la scuola materna all'interno delle aule espositive del complesso monumentale Tommaso Fazzello, locali inadeguati. La soluzione del complesso monumentale Fazzello, che non è scuola e i cui pavimenti emanano polvere, non era assolutamente giusta da portare avanti, anche se un primo tentativo di allocazione di 4 sezioni nel complesso monumentale Fazzello di Vialicata è stato realizzato, anche col mio accordo. Ma la ricerca andava ancora continuata e quindi abbiamo preferito scuola, ente locale, genitori ai quali va veramente un mio apprezzamento particolare per la cordialità dei rapporti e il senso civico alto che hanno mostrato nei confronti delle istituzioni, abbiamo scelto di praticare un'altra strada. La scuola elementare doveva necessariamente, nella scuola Norma Fazzello, accogliere i bambini della scuola dell'infanzia. Di recente si era parlato del possibile approdo della scuola dell'infanzia Mascagni nei locali della scuola elementare Loreto. Soluzione poi bocciata da tutti, scuola, comune, ma soprattutto genitori. E allora la soluzione finale è stata quella ufficializzata oggi con una cerimonia di accoglienza. I bambini delle elementari che hanno dato il simbolico benvenuto ai loro piccoli colleghi della scuola dell'infanzia. I bambini hanno trovato un'adeguata, appunto, sistemazione. Tra l'altro noi insegnanti ci siamo adoperati per sistemare il contesto scolastico perché la classe ha un ruolo essenziale, quindi l'allestimento delle sezioni in brevissimo tempo, però insomma ha dato esiti soddisfacenti. La forza del nostro plesso è che possiamo contare sull'assoluta collaborazione dei genitori e questo ci ha permesso di vivere questi mesi con serenità. Ecco, i genitori, qualcuno ha un po' perso la pazienza qualche mese fa. Sì, chiaramente, ma aveva ragione, nel senso che la situazione, la prima sistemazione non era stata, non si era rivelata per quantomeno ottimale, perché i piccolini nella sala museo effettivamente hanno sofferto un attimino. Soddisfazione naturalmente è stata espressa anche dai genitori che in questa vicenda hanno mantenuto un comportamento che definire esemplare probabilmente è poco. A un certo punto eravamo proprio in preda alla disperazione perché ci sentivamo abbandonati un po'. Poi, per fortuna, grazie alla dirigente, anche in collaborazione col comune, abbiamo trovato questa soluzione. Al di là della sistemazione temporanea che è stata trovata per la scuola dell'infanzia, la speranza di tutti ovviamente è che un giorno si possa riutilizzare l'ex asilo nido di Via del Sole, che è poi la sede istituzionale del plesso Mascagni. Perché quella scuola è bellissima, è una struttura molto accogliente, adatta proprio per i bambini. E non occorre nemmeno un investimento esorbitante per rimetterlo a posto, appena 200.000 euro per fare in modo che non galleggi più sul fango, come ha notificato lo stesso ufficio tecnico quando aveva sgomberato urgentemente il locale lo scorso mese di settembre. Grazie ad una progettualità che vede dei finanziamenti stanziati dalla Protezione Civile, si potrebbe, ma senza l'aiuto dello Stato il Comune non può fare ben poco. Ma il problema di un'edilizia scolastica sicura dovrebbe essere una priorità assoluta, la pensa così la dirigente scolastica del primo circolo, Gabriella Scaturro. Ci sono dei finanziamenti o europei o statali o ministeriali o anche regionali che possono essere considerati anche come risorsa per le scuole, ai quali gli enti locali devono attingere.